When it comes to business travel in Orlando, it's never business as usual. Sure, I could go on for days about all the incredible places to hold meetings, or the Michelin dining, or the breadth of industries that call it home. But when it's time for your business to make the extraordinary happen, Albert Monero of Limitless Solutions said it best. Orlando is an incredible place for innovation. So dive in and see what's happening in Orlando, where the possibilities for business travel are unbelievably real. Learn more at orlandoforbusiness.com. La Lega mi ha informato in questi giorni di voler proporre me come Presidente del Consiglio dei Ministri. Rifiuto l'offerta della Lega con serenità. E voi guardate ancora Temptation Island. Questo è Settimana Grezza, il weekly podcast che vuole darvi tutte le notizie necessarie per essere definiti gli amici stronzi che parlano di attualità e politica. Oh, e in quest'ultima settimana di agosto concludiamo con l'ultimo speciale governo, almeno finché non se ne dovrà formare un altro. Sì, è vero, ci sono anche altre notizie di cui parlare, come ad esempio la serie di incendi che sta distruggendo il Brasile. Ma, considerata la politica estera e la velocità di Bolsonaro, diciamo che per come sta andando sarà una notizia di attualità anche settimana prossima. Bene, in ogni caso, nelle settimane precedenti. Sono queste le ragioni che mi inducono a valutare come fortemente responsabile la decisione di innescare la crisi di governo. Quello di Conte, non lo so, chiedetelo a lui. Onestamente, ieri mi ha deluso perché mi aspettavo la rivendicazione del lavoro fatto e l'idea di quello che rimane da fare. E ci dice che l'esperimento populista funziona molto bene in campagna elettorale. Funziona un po' meno bene quando si tratta di governare. Sentito così forse non si capisce bene la differenza tra le scorse settimane e una qualsiasi settimana di luglio o agosto. Ma andiamo di cronostoria, o almeno proviamoci. Tutto parte da qui. Il mio intento è di dar vita ad un governo dalla parte dei cittadini. Mi propongo di essere l'avvocato difensore del popolo italiano. Troppo indietro, eh? A parte gli scherzi, tutto parte da qui. E se poi mi si accusa anche di stare al governo col PD, ricordo a tutti che col PD la Lega si è votato Radio Radicale, Radio Soros, il salvataggio di Radio Soros. Voteranno insieme sulla TAV. Io col partito di Bibbiano non voglio averci nulla a che fare. Col partito che in Emilia Romagna toglieva alle famiglie i bambini con l'elettroshock per venderseli, io non voglio avere nulla a che fare. E a varie riprese questo parlateci di Bibbiano è stato utilizzato da Lega, 5 Stelle, Fratelli d'Italia, finché poi, mentre anche Casa Pound aveva iniziato a usare il parlateci di Bibbiano come slogan, in Parlamento accade questo. E da qui la mia affermazione che oggi, a queste condizioni, cioè senza un accordo con la Francia, che è il partner di questo rapporto bilaterale, fermare l'opera sarebbe più svantaggioso che realizzarla. La TAV non viene fermata in Senato con voti a favore da parte di PD e Lega. Abbiamo fatto una scelta di onestà, di coerenza, di coraggio. Potevamo stare tranquilli lì a mezzo servizio a scaldare le poltrone. Non sono nato per scaldare le poltrone. Chiedo agli italiani se hanno la voglia di darmi pieni poteri per fare quello che abbiamo promesso di fare fino in fondo, senza rallentamenti e senza palle al piede. E se no, in democrazia, questo sicuramente sì. Questo sicuramente sì. Poi siamo in democrazia, chi sceglie Salvini sa cosa sceglie. Accade poi che Salvini, dopo una breve pausa riflessiva al papete, fa iniziare una crisi di governo, candidandosi come premier. La decisione della Lega di interrompere questa esperienza di governo al fine di tornare urgentemente alle urne elettorali la reputo oggettivamente grave, spiego perché. Permettetemi di dire che il ministro dell'Interno ha mostrato di inseguire interessi personali e di partito. Far votare i cittadini è l'essenza della democrazia. Sollecitarli a votare ogni anno è responsabile. Prego applauso. Intanto Conte dichiara chiuso il suo mandato zero da premier, usando toni aspri verso Salvini, che replica: pare a questo punto che avessero ragione coloro che dicevano che ci fosse un ribaltone pronto da tempo, perché se non cambia il Presidente del Consiglio, ma con nonchalance si passa da una settimana all'altra, dalla Lega al PD, evidentemente
l'accordo nato a Bruxelles votando la commissione imposta dalla Merkel e da Macron era un accordo che aveva l'obiettivo di riportare indietro anche l'Italia. A questo punto si spiegano anche i tanti no delle ultime settimane, degli ultimi mesi. E intanto però, dopo aver chiamato le elezioni subito, durante la prima consultazione Salvini ci ripensa. Oggi la via maestra, l'hanno detto in tanti prima di me, sono e dovrebbero essere le elezioni. Se qualcuno mi dice ragioniamo perché dei no diventano sì, miglioriamo la squadra, miglioriamo il programma, diamoci un tempo e diamoci un obiettivo, non contro. Io ho sempre detto che sono uomo concreto e quindi non porto rancore. E anche la Meloni si mette dentro. A lei non pare un pochino troppo aver chiesto da qui, da questo posto che è il Quirinale, di dire agli italiani di comunque di andare in piazza se non dovesse? Non so da quando avete deciso che scendere in piazza è eversivo. Scusate, non so da quando avete deciso che dire no, manifestare il proprio dissenso è eversivo. Anche questo è scritto nella nostra Costituzione. Io lo chiedo dal Quirinale, non sto dicendo niente di diverso da quello che è previsto nella nostra Costituzione. Manifesto il mio dissenso, lo voglio rappresentare insieme al popolo italiano, a quella parte di popolo italiano che come me non è d'accordo, perché non è sempre tutto scontato. Gli italiani non devono per forza subire tutto. Si vota ogni 5 anni. La Costituzione dice che si vota 5 anni. Se io pensassi che si sta facendo una cosa costituzionalmente illegittima, chiamerei colpo di Stato. Beh, cosa accadrà ai posti dell'ardua sentenza? Però mentre stiamo registrando, in teoria si sta decidendo come sarà costituita la prossima formazione di governo e anche chi potrebbe essere il premier, che fino a prova contraria dovrebbe essere Conte, che finalmente potrà dar via al suo mandato 1. Ma perché ce ne dimentichiamo sempre? La coalizione del Movimento 5 Stelle è con il PD. O sarà la forza dell'abitudine, ma ce ne dimentichiamo sempre. Almeno però così Salvini potrà tornare all'opposizione e far salire nuovamente i consensi, no? New on Curiosity Stream. I'm James Burke. I'm going to take you on a journey through time. James Burke's visionary series returns, reimagined for our time. Now this is all uncharted territory. The Washington Post hails Burke as one of the most intriguing minds in the Western world. The New York Times raves he careens from one great moment in history to another. Where do we want to go from here? Experience all new. Connections. So what's the next connection? With monthly, annual, and bundled plans, find the one that works for you at CuriosityStream.com. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.